Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Questo sarà un video super speciale, vero Tommy? Perché farà il primo bagnetto in piscina, nella nostra piscina qui a casa, che abbiamo montato qualche giorno fa. Tra l'altro quest'anno abbiamo un grandissimo alleato che ci aiuterà con la pulizia della piscina per avere sempre l'acqua splendente. Il nostro aiuto è arrivato, un super robot che pulisce perfettamente tutta la piscina. Sto parlando del robot top di gamma Hyper Seagull Pro. È pazzesco, dopo ve lo faccio vedere al lavoro. Prima però vi lascio al montaggio della piscina che abbiamo montato qualche giorno fa. È pronta. In questi giorni l'acqua si è anche scaldata, attualmente 30 gradi. Secondo me è perfetta per fare il bagno. Quali sono gli accorgimenti da adottare per chi ha una piscina e per tenere sempre l'acqua pulita per tutta la stagione senza doverla sostituire? Innanzitutto tenete sempre all'interno della piscina il cloro, è fondamentale, e tengo aggiunto due pastiglie una volta alla settimana. Poi prendete una buona pompa, potente abbastanza per gestire la quantità d'acqua che avete nella vostra piscina, ma in realtà non è sufficiente fare questo perché il fondo della piscina difficilmente si riesce a pulire con la pompa. Se va dentro la sabbia, magari si entra con i piedi sporchi, piove, lo sporco va sul fondo, le foglie, quindi in mio aiuto quest'anno è arrivato un super robot. Anche gli altri anni usavo un robottino, ma di quelli molto economici e che più di tanto in realtà non ha mai fatto. Quest'anno invece ho un grandissimo alleato che è lui, il modello Hyper Seagull Pro, il robot top di gamma, senza fili e davvero molto facile da utilizzare. Praticamente fa tutto da solo. Mi piace per diversi motivi. Primo, non pulisce soltanto il fondo, quindi il pavimento della piscina, ma anche le pareti e la linea galleggiante. Si può impostare ovviamente la pulizia soltanto del fondo, soltanto delle pareti oppure di entrambe le cose. Volendo si può anche programmare la partenza della pulizia, così da far partire il robot anche quando siete fuori casa, comodissimo, così poi tornate a casa e vi trovate la piscina bella pulita. Io all'incirca lo utilizzo un paio di volte alla settimana. Adesso però vediamolo in azione e oggi ho deciso di utilizzare entrambe le funzioni, quindi pulirà sia il fondo della piscina che le pareti. Basta immergerlo in acqua e quando raggiungerà il fondo della piscina, in pochi secondi partirà con la pulizia automatica. Inoltre, grazie alla tecnologia di navigazione WavePath, pianifica in anticipo il percorso di pulizia che dovrà fare. Prima farà tutto il fondo e poi passerà alle pareti. Questa è la pulizia che fa sulle pareti. Quando l'ho visto per la prima volta io sono rimasta senza parole, perché come vedete pulisce perfettamente con il rullo tutta la parete e fa tutto il perimetro della piscina. Io lo trovo comodissimo, ormai non posso più farne a meno. Il tempo di ricarica del robot è di circa 90 minuti e una volta ricaricato garantisce una pulizia fino a 3 ore. Io di solito con una ricarica riesco a fare una pulizia completa della piscina per 2 volte abbondanti. Pompa ha smesso di andare, il robottino invece è ancora in funzione. E mentre lui in tutta comodità finisce di pulire la piscina, guardate un po' chi si è svegliato dal pisolino, Tommy. Quindi adesso giochiamo un po' e quando il robot ha finito facciamo un bagnetto. Hai voglia di fare il bagno? Eh? Hai voglia di fare un bagnetto in piscina?
Sono ancora un po' addormentato. Sicuramente la cosa che più mi piace è che fa tutto da solo, io non perdo più tempo per pulire la piscina e ho invece molto più tempo da dedicare al resto, come ad esempio giocare con Tommy mentre il robot pulisce la piscina. Sei pronto, Tommy? Sei pronto che adesso facciamo il bagno? Che fa un caldo oggi. Facciamo un bel bagnetto per rinfrescarci, ci mettiamo il costumino, vero? E andiamo a fare un bel bagno, il nostro primo bagnetto. Non vediamo l'ora. 1, 2, 3. Voilà! Il robot ha finito di pulire tutta quanta la piscina e come vedete si è fermato vicino al bordo. Io adesso con l'aiuto del gancio vado a rimuoverlo. Apriamo il filtro e vediamo tutto lo sporco che ha raccolto. Guardate. Considerate che la piscina è stata appena messa da qualche giorno e guardate già che sporco che c'era. Una volta che il robot ha terminato la pulizia, io l'unica cosa che devo fare è pulire il filtro e come vedete è molto semplice. Con l'acqua vado a rimuovere tutto lo sporco che ha raccolto e il robot è pronto per una nuova pulizia. Questo è il risultato finale, sorprendente. Comodissimo, un grandissimo alleato per questa stagione e ha ridotto notevolmente i tempi di pulizia, perché io non faccio più nulla se non ricaricare il robot, metterlo in acqua e lui poi fa tutto, quindi davvero un grandissimo aiuto. Primo bagno! Che bello! Ti piace? Vai, vai! Piano! Pesciolino! Noi continuiamo il nostro bagnetto, la temperatura è top, circa 30 gradi, l'acqua è pulitissima grazie al robottino. Vi ricordo che qui in info box c'è il link dove potete scoprire tutte le caratteristiche e anche usufruire dello sconto per l'acquisto del robot che pulisce le vostre piscine. Noi vi mandiamo un mega bacio, mando un bacione Tommy, un bacione, saluta con la manina, ciao 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 e al prossimo video, ciao.